Buonasera, bentornati all'incontro, trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine e Ticketager Campanus. Questa sera è una serata e una puntata particolare, io sarò ospite e condurrà al mio fianco, avrete già visto, Gino Giammarino, amico, collega, giornalista e editore. Quindi io passo immediatamente la palla a lui. Gino, grazie intanto e benvenuto. A te. Grazie a te, buonasera, grazie anche ai nostri amici telespettatori che seguono la trasmissione. Sono lieto particolarmente di essere qui per fare questo cammino meridionalista in senso moderno del termine insieme a voi, e a sostituirete indegnamente una puntata che si presenta già scoppiettante. Vai Gino. Allora passiamo alle presentazioni a questo assolutamente punto. Assolutamente sì. Abbiamo qui un po' di rappresentanti del mondo meridionalista che si sta raggruppando intorno a delle idee, ma questo lo svilupperemo più tardi. Non vi faccio perdere tempo e vi passo subito a presentare gli ospiti che abbiamo in trasmissione. Il primo alla mia destra, Mauro Sasso del Verme, in rappresentanza di Mo Unione Mediterranea. Alla mia destra subito Ciro Borrelli, di rappresentante di Nazione Napolitana Indipendente, il padrone Buonasera. Di casa in rappresentanza di Federazione Movimenti di Base, Sergio Angrisani, e infine Luigi Guarino, qui per i Meridem o Meridionalisti Democratici, che dir si voglia. Buonasera. A questo punto siamo pronti per partire. Per onore di appartenenza di casa partirei proprio da Sergio Angrisano, che è un semi padrone di casa, quasi sfrattato diciamo in questo siamo senso. In coabitazione. E partiamo immediatamente con la presentazione rapida della Federazione Movimenti di Base. Gli obiettivi? Federazione Movimenti Base è un movimento che nasce proprio sullo scontento della gente, sulla voglia di cambiamento e soprattutto sulla volontà di creare uno spazio nuovo sia ideologico che politico. Bene, allora passerei immediatamente la linea invece a Luigi Guarino, che ci detta le linee del vostro movimento. Buonasera a tutti. Il movimento dei meridionalisti democratici nasce ormai 10 anni fa e a Ponte, in provincia di Benevento. Okay. E i nostri obiettivi sono quelli di rendere pratica politica le tematiche dei nostri territori e di tutto il Mezzogiorno. Poi approfondiremo. Molto bene, grazie anche per questi tempi che sono proprio quelli che ci servono. Mauro Sasso del Verme. Ma Unione Mediterranea, avete già partecipato anche delle elezioni, sì, a delle competizioni, un discorso, il discorso in sintesi che portate avanti, la vostra istanza. È un discorso che c'è già nel nome, Unione Mediterranea, innanzitutto è un movimento meridionalista, quindi come primo obiettivo c'è quello di soddisfare gli interessi e i bisogni delle popolazioni meridionali attraverso la propagazione dei valori mediterranei che portiamo avanti, che sono chiaramente valori di tolleranza, di eguaglianza, per riequilibrare le questioni irrisolte dello Stato italiano, che vede un Sud sempre più emarginato dalle politiche nazionali. E poi chiaramente nel resto della discussione si inserisce il discorso della unione dei movimenti meridionalisti, a cui Unione Mediterranea si onora di far parte. Molto bene. Infine Ciro Borrelli, rappresentante di Nazione Napoletana Indipendente, Autonomia, ci presenta le linee che segue il vostro movimento. Il nostro movimento nasce come movimento indipendentista
siamo come un movimento di liberazione, nel 2013 depositammo la dichiarazione di riconoscimento come popolo napoletano, perché noi non siamo una questione meridionale, non siamo una questione da risolvere, siamo un popolo, abbiamo una lingua riconosciuta dall'UNESCO e questo è un patrimonio dell'umanità che non vale solo per la città di Napoli, che per noi è la capitale, è l'unica e sola, ma vale per tutto il popolo, dagli Abruzzi alle Calabrie. Quindi noi ci spingiamo su questa linea, però facciamo diciamo, un passo a fianco ai nostri compagni di strada verso una futura e forte autonomia che possa far rinascere il territorio oramai occupato dallo Stato italiano, che ha depredato le nostre imprese, le nostre risorse e le nostre banche e praticamente ci considera come un mercato di manodopera a basso costo e ad alto rischio, e un'immensa discarica a cielo aperto e una banca per voti clientelari, questo è sempre. Bene, allora abbiamo fatto la presentazione rapida dei movimenti che sono qui ospiti, ma altri ce ne sono che si stanno federando e che stanno dando vita a qualcosa di diverso, perché meridionalismo vuol dire qualcosa di ampio, meridionalismo è tante cose, meridionalismo significa fare una proposta, una riscoperta di quella che è stata la nazione napoletana, che è stata autonoma fino al 1861, dopodiché è stata saccheggiata, depredata e il nord ha approfittato di tutta questa situazione per organizzare la sua economia a scapito e a danno della nostra che è diventata una colonia. Noi siamo qui a fare il salotto perché ci sono due tipi di meridionalismo, c'è quello che ricostruisce una parte storica e c'è quello che invece fa delle proposte per il futuro, c'è chi guarda indietro come è giusto che si faccia per capire da dove partiamo e c'è chi guarda avanti per fare le proposte, perché quello che ha bisogno, quello di cui ha bisogno la nostra terra maggiormente in questo momento è di fare poco salotto e di avere proposte concrete, le proposte concrete della federazione dei movimenti di base. Ma intanto io partirei un po' più da lontano, la federazione dei movimenti base da sola non va da nessuna parte, anche se ha un importante programma e progetto politico. Il momento che ci vede oggi qui e domani avremo una riunione importantissima con tutti gli altri componenti che oggi non sono presenti per motivi di spazio all'interno del salotto, ma faremo una puntata dedicata anche agli altri. Insieme noi puntiamo a creare un coordinamento di tutti i movimenti, di federarci e quindi insieme scrivere a 8, a 10, a 12 mani un progetto politico che sia di ampio respiro, che possa rappresentare praticamente quello che io definisco forse impropriamente, ma il terzo polo. Perché il terzo polo? Perché la crisi della politica a cui assistiamo in maniera anche oscena e vergognosa non è altro che una medaglia con due stesse facce. Fino ad oggi ci hanno messo in testa che esisteva una destra, una sinistra, un sotto e un sopra, ma in sostanza dicono e fanno le stesse cose anche se fingono di imbeccarsi. Lo abbiamo visto con il salvataggio di Carige proprio in questi ultimi giorni, mentre con il governo Renzi, quelli che oggi hanno fatto una renziata, criticavano il governo Renzi. Quindi sono esattamente lo stesso sottoprodotto della politica nazionale. Noi ci candidiamo ad essere un prodotto, chiedo scusa per il termine osceno, un'offerta politica nuova, diversa, nuova proprio perché parte da molto lontano. Questo qua è quello che ci siamo prefissi di fare. Naturalmente questo è un discorso che riguarda non solo la federazione dei movimenti di base, ma un discorso più ampio che va avanti ormai quasi da un anno, partito da Melfi l'anno scorso, sulla scorta di un incontro dove la nostra testata si occupa della comunicazione e dei silenzi della comunicazione del Sud, perché anche le nostre emittenti, giornali, radio, televisioni, non hanno un grande impatto come hanno le grandi sorelle del nord, sia sul mercato della pubblicità che sul mercato delle idee, e la parte politica ha anche la sua problematica. No? Gli invisibili. Gli invisibili, cioè, noi a siamo trovare una rappresentatività. Qual è il lavoro che si sta facendo? Qual è la novità sconvolgente di quest'altro meridionalismo? Comincia a stare un po' stretto come termine, però diciamo di questa idea nuova che si cavalca. È molto semplice.
stiamo prendendo atto degli errori del passato, dove ognuno è andato autonomamente, ed è l'unica autonomia che il Sud ha raggiunto, cavalcando cause personali e personalistiche. La grande scommessa che sta facendo il Sud, in antagonismo alla politica della quale siamo tutti quanti stanchi, è quella di concentrarsi a livello locale su alcune battaglie e a livello nazionale ed internazionale, perché il rapporto con l'Europa è molto importante, trovare degli obiettivi comuni, condivisibili, su cui fare la battaglia. Quello che serve al Sud per rinascere. Cosa serve al Sud per rinascere, Mauro? Secondo lei e secondo Unione Mediterranea, uno dei punti molto brevemente che potrebbe aggregarci. Grazie. E cosa serve? Serve la base, serve una rappresentanza autentica delle popolazioni meridionali, e quello che noi stiamo facendo in questi giorni e che veniamo qui ad esporre è proprio questo. Noi abbiamo capito che siamo diversi movimenti che hanno una loro storia, un loro percorso e diverse sensibilità, e tuttavia abbiamo capito che la divisione implica isolamento, e quindi dall'isolamento nasce la discriminazione del movimento più vasto, movimento meridionalista. Abbiamo raggiunto ormai questa consapevolezza, dopo anni di divisioni, che dobbiamo unirci per essere più forti, ma anche perché noi nei fatti siamo già uniti. Noi siamo uniti dallo stesso sentimento di difesa delle nostre terre e delle nostre popolazioni, e dalla stessa volontà di realizzare le istanze meridionali. È un compito in realtà non semplice, perché a mio avviso è un compito rivoluzionario quello di proporci come autentiche rappresentanze delle comunità meridionali. Una rappresentanza autentica il meridione in questo paese non l'ha mai avuta, e da sempre e a tutt'oggi i partiti politici tradizionali e i singoli politici, ancorché nati al sud, sono in realtà delle componenti trasformiste, degli strumenti di svendita del voto meridionale in funzione degli interessi del capitale settentrionale. E quindi questo è il compito che noi ci prefiggiamo. La politica nazionale è piena di questi esempi di fallimento delle politiche nazionali nei confronti del Sud, e l'ultimo di quest'ultima legislatura è veramente eclatante. Un movimento che per la prima volta si presentava sullo scenario istituzionale e riesce ad avere una quantità di voti inimmaginabili in tutto il Sud, prende questo patrimonio e dopo un secondo che l'ha ottenuto lo tradisce nella maniera peggiore possibile, alleandosi con il nemico giurato del Sud, il leader di un movimento antimeridionale. Quindi qualcosa di veramente incredibile, per non parlare di tutte le questioni poi politiche, pratiche, e di tutti gli impegni presi in campagna elettorale e disattesi, dalla TAP alle trivelle, dal reddito di cittadinanza che ormai è un sostegno estemporaneo, ridotto e addirittura ingiusto, perché porta all'immigrazione. Noi ci proponiamo di rompere questo quadro di corruzione politica che c'è nel sistema italiano, per offrire un'alternativa. Proprio in quanto noi siamo autentici rappresentanti delle nostre popolazioni, non possiamo non fare gli interessi del nostro territorio, cosa che gli altri partiti non potranno mai fare, perché sono oggetto della corruzione politica e morale, e quindi non potranno risolvere questo sistema di corruttela politico morale che nasce dal capitale finanziario economico settentrionale. Molto bene, ringrazio. Non so se abbiamo ancora in linea questa telefonata, che se c'è ringrazio e chiedo di presentarsi. Buonasera. Sì, pronto, buonasera. Sì, con chi parliamo? Sono una persona impegnata sul territorio per quanto riguarda la municipalità / Ponticelli. Sto seguendo con estremo interesse questa trasmissione. Volevo rivolgere una domanda a chi mi può rispondere, o al signor Borrelli in particolare, e un attimino sapere quali sono state le molle, le leve anche di disfunzione, eventualmente presumo, sul territorio, che hanno fatto perdere completamente fiducia nella unità italiana, nella quale io oggi non mi riconosco. Grazie, buonasera. La risposta allora è per il rappresentante di Nazione Napoletana Indipendente, Ciro Borrelli. Si parla di Barre Ponticelli, una zona particolarmente degradata, abbandonata dallo Stato italiano e nonché delle amministrazioni, diciamo, comunali.
Si è dato praticamente largo forse a altre iniziative che possono distogliere l'attenzione del cittadino, ma noi in quelle zone, Barra, Ponticello e San Giovanni soprattutto, siamo praticamente lasciati a noi stessi. Sono almeno forse 10 anni che non si spazzano le strade, cumuli di rifiuti, di discariche, addirittura anche dei campi rom che scaricano liberamente e bruciano materiali tossici a tutte le ore, e hanno creato una condizione di invivibilità di quei territori. Nonostante paghiamo tasse e tributi, io li definirei, siamo stati abbandonati a noi stessi, alla volontà e alla sorveglianza. Nazione Napoletana Indipendente ha collaborato con il comando dei vigili di Barra, Ponticello e San Giovanni a installare delle telecamere per monitorare le zone particolarmente sensibili e abbandonate, dove si presentavano cumuli di tonnellate di amianto, di copertoni, varie discariche. Su questo l'abbiamo fermato, fornendo anche dei numeri WhatsApp, che filmati e foto che documentano le persone che scaricano. Su questo la vigilanza del territorio penso che sia una cosa molto importante, anche per dare un decoro alle persone, per darle praticamente, per riattivare la voglia di essere parte integrante di una società oramai che diciamo è allo sbando. Per il fatto che uno non si senta rappresentato dallo Stato italiano, posso rispondere semplicemente con delle parole che noi siamo delusi da tutto questo, perché tutti i rappresentanti che hanno fatto capo ai partiti nazionali, anche capo del governo, non hanno rappresentanza del territorio, in quanto sono comunque servi delle solite lobby finanziarie che ben conosciamo, e quindi non serviranno mai il nostro territorio. Se non sbaglio abbiamo una nuova telefonata dalla regia, mi date conferma? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Sì, buonasera, con chi parliamo? Io vorrei sapere se i signori che sono lì, prego, sono edotti degli strumenti, i 4 circa che abbiamo per fare un'autonomia molto forte, nel senso lo statuto del Regno delle Due Sicilie, lo statuto del speciale della Regione Sicilia, che comprende anche la possibilità di emettere moneta locale. Infatti la Sicilia circa un anno e mezzo fa ha dato comunicazione che aveva emesso il grano, che è una vecchia ripartizione del Ducato Duo Siciliano. Poi abbiamo la convenzione di New York del 1966, che riguarda l'autonomia delle nazioni, cioè delle popolazioni che non hanno uno Stato. Poi infine abbiamo la legge 881 del 1977, con cui l'Italia ha recepito la Convenzione di New York del 1966. E con tale ventaglio di strumenti giuridici sarebbe possibile rendere almeno le regioni dell'ex Regno delle Due Sicilie indipendenti dal signoraggio bancario, che è il problema dei problemi, di cui non sento mai parlare da nessuno. E questo permetterebbe anche una riduzione del debito pubblico, che è finto. Quindi cortesemente, se mi volete dare indicazioni di questo tipo, se avete mai avuto intenzione di formulare un dibattito su questo tema, che è fondamentale e senza il quale non credo che si possa andare da nessuna parte. Molto bene, innanzitutto la ringrazio, perché la domanda è molto articolata ed è molto intelligente. E soprattutto ponderata nella sua esposizione. Abbiamo detto in apertura che qui c'è un cammino che si sta facendo per realizzare degli obiettivi comuni. Questo può essere uno degli obiettivi, ma è chiaro che bisogna, per avere una proposta politica, costruire delle proposte che siano condivise da più persone possibili. Quindi se ognuno di noi lancia un'idea va benissimo, ma deve essere lanciata nel consesso giusto. Detto questo, riparto allora da Luigi Guarino, dottor Guarino, dei Meridionalisti Democratici, per rispondere eventualmente e per riprendere il cammino del discorso politico che stiamo facendo stasera. Allora, io innanzitutto voglio dire che quando si sentono telefonate come queste ci si apre il cuore, perché vuol dire che stiamo facendo dei passi avanti anche singolarmente. Io ho sentito un intervento estremamente preciso, articolato e documentato.
Alle cose che diceva il nostro amico possiamo aggiungere anche altre, le possibilità che la stessa Europa dà con l'istituzione delle macroregioni ed altre ancora sull'autonomia e sulle questioni del signoraggio bancario. Però c'è una questione a monte. La questione a monte è quella della rappresentanza politica. Noi viviamo in un territorio che è paradossale, che vive una situazione paradossale. Perlomeno negli ultimi 24-25 anni, tutti quelli che hanno governato, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, gialli, verdi, paonazzi, hanno costruito le loro vittorie al sud. Le politiche sono state esattamente l'opposto, contro il sud. L'ultima che stiamo vivendo, che è la tragedia dei prossimi anni, è la secessione in atto in tre regioni del nord. Secessione che è stata votata da tutti i partiti nazionali e da tutti i rappresentanti, compresi quelli eletti qui da noi al sud, che hanno garantito questo tipo di situazione. Di fronte a questo noi abbiamo un obbligo rispetto ai nostri territori, quello di costruire una rappresentanza politica. Come? Domani ci sarà il primo incontro, altri ne verranno. Io voglio che il telespettatore venga, abbia la possibilità di venire a parlare con noi, con i rappresentanti politici del territorio, sulle cose da farsi per il futuro. Molto bene, diciamo anche che l'incontro di domani è un po' più interno, riguarda la quadra certo. Trovare insieme ai movimenti che si sono riuniti alla ricerca di questo di questa unità di intenti, proprio per non essere dispersivi, perché è facile dire possiamo fare un milione di cose, ma se ci concentriamo almeno su tre possibili, forse corriamo il rischio di realizzarne una, e quindi è un rischio che mi piacerebbe che si concretizzasse. Tra i rischi, per esempio, c'è quello della macroregione, un progetto che vede già impegnati sia me che Sergio Angrisano, appunto, al quale chiedo di documentarci dopo, perché sì, telefono... c'è un'altra telefonatina, allora, diamo precedenza agli ascoltatori. Scusa, la precedenza, appunto, democraticamente a chi ci ascolta. Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, senta, chiamo dal Vomero. Vorrei un attimo capire qual è la posizione dei movimenti meridionalisti in ordine alla politica degli immigrati, visto che diciamo il sud è quello più esposto all'arrivo degli immigrati, o ove mai dovesse diventare una forza politica quella del meridionalismo così forte da arrivare al governo, volevo sapere come si pone nei confronti di questa politica. E avrei piacere se mi rispondesse il signor Sasso del Verme dell'Unione Mediterranea. Grazie. Grazie a lei per averci chiamato. Allora, Mediterraneo chiama Mediterraneo. Questa è una questione proprio all'ordine del giorno, una questione delicata e spinosa. E noi in questo percorso che stiamo facendo chiaramente ci dobbiamo concentrare sugli aspetti che ci uniscono per soddisfare i bisogni primari delle nostre popolazioni, e poi è chiaro che ci dobbiamo poi prefiggere e studiare anche dei percorsi di politica estera, di politica di accoglienza, non c'è dubbio. Io penso che sull'accoglienza, sulla tolleranza non si può transigere, bisogna naturalmente disciplinare, perché è chiaro che quello che è in atto è un problema comunque umanitario enorme, ed è un problema che va, la cui soluzione va demandata proprio all'Europa, ma adesso questo, ripeto, è un problema che esula il nostro discorso, certo, odierno, ma comunque l'impostazione quella è, non c'è dubbio, tolleranza, accoglienza con organizzazione. Bene, mi sembra che la risposta sia esaudiente, anche se ancora al centro del vaglio. Io volevo legarmi alle due domande, se mi è consentito. Perfetto. Allora, faccio come se fosse a casa sua. E io la ringrazio. No, io volevo dire due cose. La prima è che noi, per quanto riguarda perlomeno l'intervento, la domanda del gentile telespettatore che ci ha chiamato, in ordine all'autonomia, io penso che sia
una rivoluzione che è quasi in atto, perché noi stiamo lavorando alla realizzazione della macroregione meridionale autonoma, siamo alle firme, alla raccolta delle firme, quindi abbiamo avuto tutti i riconoscimenti giuridici, tecnici e amministrativi, quindi non è un sogno, è una realtà, quindi sta poi ai cittadini venire ai banchetti e renderla poi operativa, perché noi possiamo politicamente sforzarci a mettere in campo delle proposte, dei progetti e delle cose, ma poi la palla passa sempre ai cittadini, un po' come quando si va al voto, ci si lamenta tutti quanti della politica, poi si corre a votare quelli là che alla fine, pur essendo, oggi io leggevo un titolo osceno sul Libero, al governo stanno i terroni. Al governo stanno i terroni sbagliati molto probabilmente, perché sono quelli che, pur essendo terroni e pur dichiarandosi rivoluzionari, alla fine nei loro programmi la parola sud-meridione non esisteva proprio. Noi porremo al centro dell'attenzione politica appunto la questione non meridionale, come diceva Pica nel 1863, ma come la intendiamo noi. Quindi se andiamo al governo se ne accorgeranno molto presto. Per quanto riguarda l'altra questione, che è anche molto spinosa, io credo che per come è stata impostata la questione immigrazione, io condivido molto quello che diceva il collega di Unione Mediterranea, sottoscrivo anche, però ci stanno obbligando a mangiare una banana mordendola dal centro, vanno rivisti a monte gli accordi europei. Se non si lavora sugli accordi europei, stiamo parlando dei buoni e dei cattivi, quelli che diranno no saranno sempre i cattivi, quelli che diranno sì saranno i falsi buoni. Quindi se non si vanno a rivedere gli accordi europei, rischiamo veramente di non capire di cosa stiamo parlando. Naturalmente quando parliamo di capire di che cosa stiamo parlando e parliamo dell'Europa, dobbiamo anche capire di quale Europa stiamo parlando. Assolutamente. Perché, sì. Come ci insegna l'EFA, la European Free Alliance, l'alleanza dei popoli autonomisti d'Europa. Europa dei popoli e non delle banche. Europa dei popoli e non delle banche. E, chiariremo dopo meglio il concetto dell'Europa, con la quale comunque ci dovremo rapportare in qualsiasi forma, ma taglio qui il discorso e passo c'è una telefonata in la linea, sì, alla telefonata che abbiamo, la saluto, la ringrazio, come si chiama, buonasera, di che cosa vuole parlare? Se c'è. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, pronto? Noi la sentiamo. Pronto, buonasera. Buonasera, ho una voce che conosco. Sicuramente. Sì, e però si deve presentare perché non siamo sicuri. Ecco, sono Nunzia Sannino. Ecco, benvenuta. Nunzia Sannino, allora la presentiamo, è l'esponente napoletana del Partito Separatista delle Due Sicilie, che per motivi di spazio non è presente in questa puntata, ma ci verrà a trovare. E buonasera, e qual è la domanda? Sì, allora, saluto gli ospiti, ovviamente i rappresentanti degli altri movimenti in trasmissione. E, ovviamente più che domanda io volevo dire che sicuramente per trovare la soluzione la dobbiamo fare ovviamente con dobbiamo trovare un incontro tra tutte le fazioni appunto che già stiamo mettendo in atto, proprio per creare un movimento anche se nel rispetto, come dicevo qualche altra volta, delle varie parti, delle varie fazioni, dei vari movimenti, è importante questa unità, perché fino adesso questa unità di intenti tra le varie fazioni, tra i vari movimenti, non c'è mai stata, e quindi questo è stato il nostro punto di debolezza, ovviamente debole, nei confronti del resto d'Italia, che continuano a chiamarci terroni. Abbiamo visto stamattina sul giornale Libero appunto che l'Italia è in mano ai terroni, ma cioè, ovviamente magari poteva essere in questo modo, perché sicuramente l'Italia sarebbe stata non sarebbe stata così rovinata come è in questo momento. Per quanto riguarda la macroregione, quindi volevo fare una domanda al nostro Sergio.
Prego. Sì. Allora, ecco, per quanto riguarda la macroregione, abbiamo detto per creare una macroregione autonoma, quindi che parte, abbiamo detto, diciamo, si deve sicuramente basare, non è che possiamo estrapolarla da quello che è appunto l'Europa, quindi dobbiamo trovare un punto d'incontro in un certo senso proprio con l'Europa, per non rimanere indietro o comunque messi da parte da qualche parte. Quindi per avere una valenza politica, economica soprattutto, perché il Sud ha bisogno di sedi, di finanziamenti, di progetti che vengono sviluppati al Sud. Quindi togliere, far sì che le aziende che si occupano dei nostri monumenti, delle nostre opere d'arte, insomma le casse rimangono al Sud. E quindi bisogna appunto avere una mano, diciamo, se così la posso dire, scusate i termini che a volte mi sfuggono, ovviamente, una mano proprio dall'Europa, da chi insomma economicamente ci può sostenere, perché per far uscire il Sud da tutto questo abbiamo bisogno di credito. Va bene. Grazie, è abbastanza chiaro la domanda. Okay, grazie per l'intervento e per la presenza e giro a Sergio Angrisano. Sarò sintetico perché siamo veramente in chiusura, quindi c'è spazio anche per gli amici che stanno qua in studio. Allora, molto brevemente, io già ho detto che la macroregione ormai non è al battesimo ma è al varo, quindi siamo alla raccolta firme. È chiaro che è impensabile in questa fase pensare, appunto, scusate lo scontro di parole, a un meridione d'Italia costituitosi in macroregione fuori dall'Europa. È un discorso che sta fuori dal mondo. Altra cosa è il regionalismo differenziato che stanno facendo, hanno praticato e applicato le tre regioni del nord, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che stanno creando un danno economico enorme ancora una volta al sud, quindi stanno facendo ancora i ricchi con i sacrifici e il sangue del sud. Quindi la sintetizzo così per dare spazio agli amici, mancano pochissimi minuti alla chiusura, quindi Gino, un altro giro di domande proprio flash. Sì, ripartirei immediatamente da Ciro Borrelli di Nazione Napoletana Indipendente nel rapporto delle autonomie fra noi e l'Europa. Qual è la visione delle possibilità di dialogo con l'Europa, con questa Europa? Con questa Europa, come diceva anche l'altro, diciamo, quella che ha telefonato prima e parlava di signoraggio bancario, praticamente possiamo dire benissimo che questa è un'Europa che non ci rappresenta attualmente, è un'Europa di burocrati, è un'Europa delle lobby finanziarie globali e sono tutte, diciamo, strutture plutocrati. Quindi noi ci auspichiamo, come dice il dottor Sergio, un'Europa dei popoli che possa ben valutare le identità, le vere esigenze delle identità nazionali di tutte le nazioni che compongono gli Stati Uniti d'Europa, che poi sarà la massima ambizione di tutti questa qua. Sud autonomia Europa. Con questa Europa è abbastanza difficile ragionare in questi termini. Noi sicuramente dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sulle questioni che ci uniscono e una di queste sicuramente è la nostra autonomia che dobbiamo rivendicare e il progetto della macroregione è uno va in questa direzione. Non lo è invece il regionalismo differenziato che appare invece come un furto a danno delle regioni meridionali, ma voglio ricordare che il regionalismo differenziato avevano tentato già di farlo con il referendum e tutto il meridione compatto si espresse con un no netto a questo regionalismo differenziato che avrebbe portato le regioni, tutte le regioni meridionali, tutto il territorio delle ex due Sicilie a diventare, sancire in Costituzione con quel referendum, saremmo diventati da colonia di fatto come siamo a colonia di diritto sancita in Costituzione e questo tentativo adesso portato avanti dal governo Renzi viene riproposto da questo governo in cui c'è un partito anti-meridionale. Noi ci opponiamo quindi, e concludo, al regionalismo differenziato. Mi perdono, volevo ricordare una cosa che forse le sfuggì. Tutto questo teniamo presente che è stato proposto, anzi promesso da Di Maio,
sappiamo chi è Di Maio, e il voto è stato a maggioranza, non c'è stato un voto contrario, quindi il Sud rimane colonia. Mi scusi. Sì, no, ma per carità, anzi, mi agevola il compito. È questo, noi ci opporremo quindi a questo regionalismo differenziato che appare un furto e rivendicheremo l'autonomia, il progetto del Sud autonomo, di Napoli autonoma che già c'è anche nel nostro movimento e della macroregione che va in questa direzione. Ecco, allora detto anche che il Sud che viene dalla Magna Grecia non a caso ha l'abitudine di forse di sedersi troppo in salotto a discutere sulle cose. E quando si è parlato di referendum alcuni hanno detto ma non so se poi l'autonomia va bene o non va bene, io non so se sia una posizione politica quella di maledire quelli che stanno facendo l'autonomia al nord e se ne vanno senza fare niente al sud per controbilanciare democraticamente la rappresentanza di un popolo sia nel territorio italiano che in quello europeo. Non so se sia questa una corretta impostazione. Dico solo che a proposito di referendum, secondo me ai referendum bisogna partecipare sempre perché è il momento in cui si esprime la gente che vuole delle cose. Poi la cosa può decollare oppure no, può essere accettata oppure no, ma il referendum bisogna farlo sempre. Quindi, secondo me, sbaglia a monte chi già da prima si perde in chiacchiere pur di non fare addirittura il referendum per vedere se la cosa è fattibile o no. E giro la domanda a questo punto a Luigi Guarino. Ma è chiaro che tu, se vuoi fare politica, devi misurarti con i temi della politica. Se al nord hanno una linea politica ben precisa, che è quella dei potentati economici finanziari e delle lobby economiche finanziarie che dicevano gli amici prima, tu devi avere una tua proposta politica che vada contro quel tipo di politica, che è una politica di rapina nei tuoi confronti. Allora, se si individua la macroregione come elemento di unione non solo fra le forze, questo arcipelago meridionalista, ma soprattutto del popolo, perché poi l'obiettivo è quello, allora le discussioni da salotto bisogna fare la cortesia di abbandonarle, poi uno se le fa la sera quando sta a cena, ma bisogna lavorare perché quella occasione diventi situazione politica di rappresentanza e di acquisizione di forza innanzitutto rispetto al tuo popolo. Poi ci andiamo a vedere come finisce il referendum, ma quello è il momento di scontro politico, perché signori, la politica quando ti rapinano è scontro. Molto bene. Allora siamo arrivati in conclusione. In chiusura, salutiamo tutti quanti. In chiusura, salutiamo, ringrazio Mauro Sasso Del Verme, Ciro Borrelli. Buonasera, Sergio Esposito, al quale chiedo perdono. Sergio Esposito è bellissimo. Sì, Sergio Angrisano, al quale chiedo scusa doppiamente per aver sbagliato anche il cognome. Luigi Guarino, e ringrazio anche voi dell'attenzione e gli sponsor che tra poco con la pubblicità ci saluteranno e ci consentiranno di andare avanti in questa battaglia. Grazie. A venerdì. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.